Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 22 aprile è San Leonida di Alessandria ed è la Giornata Mondiale della Terra. L'istituzione della Giornata Mondiale della Terra si deve a John McConnell, un attivista per la pace che si era interessato anche all'ecologia. Credeva che gli esseri umani abbiano l'obbligo di occuparsi della terra e condividere le risorse in maniera equa. Nell'ottobre del 1969, durante la conferenza dell'UNESCO a San Francisco, McConnell propose una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. Per lui la celebrazione della vita sulla Terra significava anche mettere in guardia tutti gli uomini sulla necessità di perseverare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati, dai quali dipende tutta la vita sul pianeta. La proposta ottenne un forte sostegno e fu seguita dal festeggiamento del Giorno della Terra della città di San Francisco. La prima celebrazione della giornata fu il 21 marzo 1970. La proclamazione del Giorno della Terra ufficializzava, con un elenco di principi e responsabilità precise, un impegno a prendersi cura del pianeta. Questo documento venne firmato da 36 leader mondiali. Un mese dopo, il 22 aprile 1970, la definitiva Giornata della Terra, Earth Day, veniva costituita dal senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson, come evento di carattere prettamente ecologista. Questa giornata della Terra era però pensata come una manifestazione statunitense e fu Dennis Hayes, il primo coordinatore dell'Earth Day, a rendere la manifestazione una realtà internazionale.